nome che comincia con F. Ma cazzo me ne frega, io mi chiamo, inizio con la C. Non si ragiona sul fatto se sia giusto o sbagliato, no? E indignandosi parimenti anche se non si viene toccati direttamente. No. Ecco, con i fallimenti io sono convinto che la sequenza enorme di fallimenti che noi abbiamo visto dall'inizio di quando le cose, quando le cose hanno cominciato ad andare a patrasso, vale a dire dal 2008 in avanti, diciamo così, no? Con l'inizio della crisi e poi dopo peggiorato in maniera verticale con l'austerità, le monti, le tasse e così questo tipo. Ecco, tutta quella bella sequenza di cartelli, vende, si fa fallimento, asta, apri i giornali, ci sono le aste giudiziarie, no? e similari, noi si pensa sempre che non ci sia, al di là di quello poverino che lavorava lì, no? Non ci siano delle conseguenze poi dopo più ampie. Ebbene, invece ci sono, perché uno, se ha una, se chiude l'attività perché dice no guarda non ci sto più dentro, va bene, ha chiuso l'attività, magari perde il posto di lavoro e di andare, però se fallisce significa che non sta restituendo soldi ai suoi creditori, se no avrebbe semplicemente chiuso. Quindi c'è una differenza fra un'attività che chiude e un'attività che fallisce. Il fallimento significa che uno alza le mani e dice io dovrei restituire dei soldi a qualcuno, non li ho, non posso andare avanti, quindi mi spiace, e alzo le mani e quello che succede, succede. Buona parte di questi soldi che non vengono restituiti perché l'impresa è fallita sono in parte all'interno del tessuto economico, si veda per esempio fornitori o cose di questo tipo che non vengono pagati, e in parte c'è la banca che aveva prestato dei soldi e questi non vengono più restituiti. E la cosa poi si sparge come un cancro, va a catena, perché il fornitore che non è stato pagato dalla società fallita a sua volta rischia di fallire e a sua volta poi non restituisce i soldi alla banca. L'impiegato o l'operaio che è stato poi dopo lasciato per strada, e dall'altra parte che cosa c'ha? Ha un mutuo che non viene pagato, e il mutuo che non viene pagato sono soldi che non arrivano alla banca. Tutta questa condizione fa sì che il serbatoione, diciamo così, dei crediti della banca comincia man mano a deteriorarsi, a svuotarsi, comincia ad abbassarsi, e arriva a un certo punto dove la banca si trova a dover restituire tutto quello che gli è stato prestato, ma a sua volta non riceve quello che invece lei ha prestato. A questo di solito poi che cosa si somma? Il malaffare. Eh sì, perché io penso che qua un po' tutti sappiano che non è stato tutto lineare il comportamento del management di Banca delle Marche, eh? Cioè che ci sia qualcuno che ha regalato i soldi agli amici degli amici penso che sia di evidenza solare, e quindi aumenta ancora la cifra non restituita, perché se io proprietario, direttore o quello che è di Banca delle Marche regalo decine o centinaia di milioni a gente che so che non me li restituirà, regalo dei soldi, questo fallisce, i soldi vengono spostati dove possono essere poi dopo presi con comodo, e in ogni caso non arrivano alla banca. Succede così, è successo in Banca Etruria, gestita da quei personaggetti che ben conosciamo, no? Quindi papà della Boschi e compagnia bella. Succede così anche nelle banche che non falliscono, qualcuno che ogni tanto fa sparire denaro c'è, però diciamo che di solito rientra nel... così, mi verrebbe da dire nella fisiologia, che mi sta sulle balle immaginarlo, ma che qualcuno rubi ogni tanto in qualche attività, secondo me dobbiamo metterlo in conto, anche se sarebbe opportuno che venissero denunciati una volta visti,
invece un altro degli aspetti negativi dell'indole italiana è che non si denunciano, ma no, non sono affari miei, tanto. Poi dopo vediamo come diventano affari nostri, no? Sia i fallimenti, sia i furti. Quindi, sia per mala gestione, sia per inevitabile, perché non può essere che ci sia mala gestione da tutte le parti, è ovvio che la base del problema delle banche sta nella crisi economica, nell'austerità, nei fallimenti, no? Poi su quello ci si aggiunge la mala gestione, mettiamola così, no? E anche la mala gestione dell'emergenza, perché quando arriva chi dovrebbe essere deputato a controllare che queste cose non succedano, spesso e volentieri le cose cominciano ad andare peggio, cioè arriva Banca d'Italia e non si capisce come mai, invece di dire che le cose devono sistemarsi, le cose cominciano a peggiorare, no? Vabbè, risultato comunque che cos'è? È che fino adesso si è sempre considerato che far saltare una banca non era una buona idea, ed era vero, far saltare una banca non è mai una buona idea. Di solito quando c'è rischio che una banca salti, normalmente il pubblico, diciamo così, interviene in qualche maniera e la salva. E qui c'è un sacco di gente che si straccia le vesti e dice: ma come, con i soldi dei contribuenti, no? E così di questo tipo. Ecco, partendo da questa idea, ma come, con i soldi dei contribuenti, e dopo che tutta l'Europa a botte di centinaia di miliardi ha sistemato gli errori delle proprie banche o gli investimenti sbagliati delle proprie banche, mentre invece fortunatamente noi nel primo giro non partecipavamo, quasi tutte le banche europee, quantomeno le maggiori, sono fallite intorno al 2008-2009 perché avevano prestato a cavolo dei soldi per l'ingordigia, vale a dire, sapendo che quanto più grandi erano i serbatoi, no? Quanto più di liquido, quanto più incassavano, li avevano fatti crescere a dismisura prestando a un sacco di gente che non serviva, o investendo in cose che non capivano o che speravano che andassero bene pur capendole. Il risultato è stato che poi sono saltati per aria e c'è dovuto venire l'intervento pubblico, perché una hanno provato a farla saltare, la famosa Lehman Brothers, no? A dire la verità due, seguite da Washington Mutual. Il casino che ne è venuto fuori è stato così ciclopico che hanno detto: no, alt, qui salta la civiltà occidentale, quindi forse è il caso che noi fermiamo il panico e diciamo che qua non salta niente, no, qua in Europa. Benissimo. Noi non partecipavamo a quel gioco lì, no? Perché fortunatamente le nostre banche erano talmente retrive che non neanche sapevano comprare i titoli del subprime, cosa fossero i derivati, cosa fossero i CDS, tutte queste robe che hanno fatto male. Noi invece sapevano niente, quindi salvati dall'ignoranza, no? Insomma, a volte capita anche la botta del culo. Dopodiché tutti gli altri invece salvati con denaro pubblico, anche il nostro, perché qui sta il bello. Io banca tedesca o banca francese avevo prestato centinaia di miliardi in Grecia, che uno normalmente dovrebbe capire, no, che è un investimento potenzialmente a rischio, no, un'impresa in Grecia, no, così questo tipo. No, perché andava tutto bene, perché c'era l'euro, perché erano diventati affidabili, no? Prima non li avrei mai prestati perché c'era la dracma, invece adesso hanno l'euro, quindi non ho più il problema, no, di prestare le cose, quindi via prestare alla Grecia, via prestare alla Spagna. Saltano per aria tutti questi stati, Grecia in primis, e a quel punto si pone un problema, no, in capo alla banca tedesca. Dice: oibò, ho prestato centinaia di miliardi ai greci, adesso non me le restituiscono, che fo? Aspetta un attimo, chiama qua Monti, per favore preleva cortesemente una sessantina di miliardi dagli italiani dicendo che bisogna fare i fondi salvastati, che sono una roba molto utile, e così... Prelevano 63 miliardi, passa il concetto, no? Perché uno dice 63 miliardi è un numero, no, vago, no? Allora, 120 mila miliardi delle vecchie lire, ok? Cioè 63
miliardi li prendono e li mettono in questi fondi salvastati che servono a garantire la stabilità, no? Ecco, garantire la stabilità cosa significa? Significa che io verso dei soldi ai greci, che neanche li vedono, perché sai, arrivasse al greco, uno dice povero greco. No, il greco manco lo vede, semplicemente utilizza questi soldi per pagare i suoi creditori, che erano la banca tedesca, e tanti saluti, siamo a posto. Guardate anche l'ultima, l'avete vista, no? L'ultima sceneggiata, quella del referendum greco, tutte quelle banche chiuse, bancomat, no? Allora, erano lì con, scusate il termine, le palle nel cassetto, no? Con le banche chiuse e così via. Cioè, nonostante se ne fregano e votano no al referendum, come da tradizione democratica europea si catapottano del risultato del referendum e gli fanno firmare l'accordo esattamente come era quello che dovevano fargli firmare prima, pure peggio, a quel punto scatta il pagamento di promessa per 80 miliardi con prima tranche di 18. Questi 18 miliardi vengono versati e noi versiamo sempre il 20% di quelle cifre, quindi significa che su 18 miliardi noi ne abbiamo 3 e qualcosa, 4 quasi. E la prima cosa che fa il giorno dopo che il versamento è stato fatto, basta guardare i giornali, insomma, non è che ve la sto raccontando, la banca salda il suo debito col Fondo Monetario Internazionale, cioè la Grecia salda il suo debito col Fondo Monetario Internazionale, con la BCE. Quindi i vostri soldi finiscono spalati per saldare il debito dell'FMI, del Fondo Monetario Internazionale. Loro può, tu Banca Marche non può, tu risparmiatore. E quindi che cosa succede? Normalmente si salvano tutti, dopo che si sono tutti sistemati, a un certo punto parte e dicono no, bisogna cambiare le regole e da oggi funziona il bail-in. Ora, ormai l'avete capita cos'è sta cosa, però e quindi adesso sono solo un altro che lo spiega dopo che tanto l'avete visto tante volte. Però 3 anni fa, quando iniziavano a pensarla questa cosa, c'ero solo io e ben pochi che scrivevano occhio che questa roba qua sarà una fregatura. Quindi diciamo che io posso farlo un po' a testa alta, perché è un po' di 3 anni che scrivo guardate che questa cosa qua sta venendo avanti, e lo faccio perché semplicemente conoscevo la materia, avendo molto banalmente fatto da advisor per tante cause, per alcune cause, nei primi tentativi europei di fare questa cosa, perché ci hanno già provato in parte in Irlanda e in parte in Olanda, no? su come fare, sempre ovviamente per i creditori esteri, perché gli altri mica sono cretini, cioè loro cercano di non restituire i soldi agli creditori esteri. Qui invece parte questa nuova regola dove dice guarda, sai, c'è la banca normale, che paghino i creditori, e tutti no, prima fila i nostri politici che hanno votato in massa questa bella cosa qua al Parlamento Europeo, perché il Parlamento Europeo gli unici che non l'hanno votata, ma tanto serviva mica tanto perché c'era maggioranza bulgara, perché tanto tutti gli altri paesi, quindi se anche tutti gli italiani avessero votato contro sarebbe passato uguale, però almeno fare il gesto, ecco, mettiamola così. Gli unici che non l'hanno votato sono stati Lega e Fratelli d'Italia, altrimenti tutti gli altri votato proprio con gioia, perché beh, immaginate, scusate, cioè c'era su al Parlamento Europeo, c'era, sempre che hanno votato questa bellissima cosa, De Mita, Mastella, Cofferati, cioè meglio la creme della creme, no? Quindi potete immaginare, poi se volete, insomma, andate a vedervi i nomi, ce li ho messi su Facebook, no? E riandate. Questa gente qua non sa niente, è lì, no? Seduta lì annoiata al Parlamento Europeo, dice, quando qui che bisogna votare, cos'è che dice il gruppo PPE? Alza la mano, ah sì, alza la mano. Saluta. Saluta, sì, ciao, ciao mamma.
Ecco, perché gli dicono, no, guarda che è una bella cosa, perché così facendo per i fallimenti delle banche, invece di pagare i cittadini, pagano i creditori. E tu dici, ma va bene. Poi dopo compare il lievissimo dubbio che il creditore forse sia il cittadino. Con i suoi risparmi, ma no, perché basta chiamarlo creditore che siamo a posto, no? Scusate, quando con le pensioni, quando hanno inculato la scusate anche qui però rendo l'idea, no, mio papà mi sgrida, però vedo che l'unico bambino è piccolino, non capisce, no? Quindi, non essendovi bimbi di età più tenera, diciamo che ogni tanto ci può anche stare. Quando hanno fregato i pensionati, no, bloccando le rivalutazioni e similari, poi è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale, no? Allora loro cosa succede? Dovevano dare 100, hanno detto restituiamo 10 e lo chiamiamo bonus Poletti. Oh, ti sei fregato 90, amico. Vedete che con l'onomastica si cambia tutto, no? Cioè il migrante, il profugo, no? L'importante è cambiargli nome. Allora, in quel caso, tu risparmiatore eri diventato magicamente un creditore. Beh, sì, funziona. No. Allora, che cosa succede? La cosa incredibile è che quindi passa questo simpatico nuovo sistema dove ti dicono, guarda, se il recipientone, quello che contiene i crediti della banca, si deteriora, ma che problema c'è? Diminuisci di pari livello il contenitore, quello dei tuoi debiti, e dal punto di vista ragionieristico sei a posto, puoi continuare ad andare avanti bello come il sole come prima. Quindi significa che il fallimento, quindi la spesa del fallimento dell'impresa, quello che non ha pagato i soldi alla banca, che problema c'è? La paghi tu, risparmiatore. Quindi fallisce l'impresa e doveva 100 alla banca? Qual è il problema? Si prende un risparmiatore che ha versato 100, glieli si porta via ed ecco che conto pari. La banca può proseguire bella come il sole, avanti come prima. E così facendo hanno fregato, perché uno dei frame, no? Cioè i frame sono quelli che in giornalismo costruiscono una suggestione, no? Tale per cui uno pensa che sia una cosa rispetto a un'altra. Il frame che hanno costruito è stato impiegato cattivo che vende i prodotti pericolosi, segnatamente le obbligazioni subordinate, al risparmiatore, se va bene il risparmiatore truffato, se va male allo speculatore incallito, no? Ecco, l'obbligazione subordinata non era pericolosa. Se uno anche avesse letto tutto il prospetto, quello con tutte le righe, io vi assicuro ne ho letti tantissimi, no? Perché ci ho anche investito in obbligazioni subordinate, me li leggevo perché dico, è il mio mestiere, so che cosa compro, ma in ogni caso voglio sapere bene. Il rischio di bail-in non è contemplato, tanto è vero che non è mai successo che in Italia non fosse stata ripagata un'obbligazione bancaria. Magari non veniva ripagata la Parmalat, era un'obbligazione societaria, magari non veniva ripagato il bond argentino, era un titolo di Stato estero. Obbligazioni bancarie, subordinate o non subordinate, in Italia sono sempre state pagate, quindi che non mi vengano a dire che si trattava di un prodotto rischioso. Aveva sì dei rischi, ma non erano quelli di non ricevere il capitale e di lasciare andare avanti la banca così, perché il punto che cos'è? Che cos'è che dava certezza all'investitore di obbligazioni subordinate? Era che sì, è vero che venivano dopo gli altri creditori, no, in ordine di soddisfacimento, ma la banca doveva fallire. Cioè, nel caso la banca fosse stata fatta fallire,
Allora si vendevano tutti i beni, no? E cose di questo tipo, si soddisfacevano prima gli altri creditori e dopo quelli che avevano le obbligazioni subordinate. Ma prima la banca doveva essere fatta fallire e sappiamo dalla Lehman che la banca non deve essere fatta fallire, perché altrimenti il danno rischia di diventare clamoroso e oltretutto non ci sarebbe stata particolare differenza fra chi aveva le obbligazioni subordinate e le obbligazioni ordinarie, perché probabilmente tutte e due in caso di fallimento avrebbero perso tutto, no? Invece no, con la nuova legge inchiappettano solo te e là il resto della banca può andare avanti. Voi capite, dal punto di vista nautico è un po' come dire: guarda, ti vendo un biglietto per la nave dove la cabina, se la nave affonda, si allaga. E tu dici, vabbè, grazie al fisco, no? Posso arrivarci. E quindi lo compri senza problemi il biglietto. Dici, per me non è un rischio che io percepisco come particolarmente elevato, no, rispetto agli altri. Dice, magari, dico... Cioè, se la nave affonda si allaga prima delle altre, ecco, mettiamola così, oppure no, perché se ne frega, cioè se la nave affonda. Invece ti dicono, guarda, ti vedo una cabina che se il mare diventa un po' mosso, si allaga solo la tua e la barca continua ad andare. E a quel punto tu dici, no, aspetta un secondo. Non è esattamente la stessa cosa il profilo di rischio. Ecco, la legge sul bail-in ha cambiato le carte in tavola, facendo diventare la tua obbligazione, che perdeva solo in caso di fallimento della banca, in un'obbligazione che invece può essere tranquillamente azzerata e resta la banca avanti. Quindi tu non sai che cosa avresti potuto ottenere vendendo i palazzi, vendendo gli immobili, vendendo i crediti, no? Cose di questo tipo. Non lo sai, perché in realtà sei stato semplicemente tu sacrificato come pollo da batteria e il resto della banca va avanti. Signori, non si può fare, è retroattivo. E a me fa minimamente girare anche un po' le palle, se posso dire, quando vedo in televisione quelli dell'ABI, Associazione Bancaria Italiana, che dovrebbe essere il sindacato delle banche, no? Che dovrebbero essere i primi, insomma, a indignarsi, no? su questa faccenda, che dicono, ora è incostituzionale questa cosa, perché è retroattivo, la gente quando noi abbiamo venduto le obbligazioni non erano rischiose, sono state fatte diventare rischiose dopo. E io annuisco dicendo, bravi, è così che è successo effettivamente, non devi dire che è colpa dell'impiegato cattivo, no, così questo tipo, è colpa del governo che ha deciso che questa cosa diventasse in modo retroattivo. Peccato che poi dopo io vado a prendere i documenti del 2012, quindi vedete da quanto da lontano sta arrivando il cetriolo, no? Vado a prendere i documenti del 2012 dove la Commissione Europea chiede in giro alle varie associazioni bancarie cosa ne pensano dei possibili futuri, ma non è detto che li facciamo, cambiamenti, e c'è una domanda specifica rivolta all'ABI e gli dicono: ma volete che le nuove regole si applichino solo ai nuovi titoli, così la gente può essere informata, oppure a tutti? Risposta: ma a tutti ovviamente. Ma sia mai che dobbiamo informare la gente? Ma no, prendiamoli così. Scusate, allora non avete scuse neanche, cioè non hanno scuse neanche questi signori, non dico voi perché non c'entra niente, ma non hanno scuse neanche questi signori, perché quantomeno, adesso io magari l'hanno fatto rispondere uno stagista, ma non cambia nulla. Poi dopo l'avrebbero fatto lo stesso gli europei. È lo stesso punto del voto, no? Cioè, se l'ABI avesse risposto no col cavolo, probabilmente gli europei avrebbero fatto lo stesso, perché vedremo che diciamo, l'intento rapinatorio è piuttosto preciso, no? E poi si collega anche con le cessioni del mare, no? e delle imprese, signori. Ma non ci aiuta, perché se io vado là e dico voi mi state rapinando, la prima cosa che mi dicono in Europa è: ma l'avete votata voi, ma ve l'abbiamo chiesto e avete detto sì.
e tu sei lì con i denti in bocca, perché poi si rientra anche al trattato per la cessione del mare. Beh, abbiamo ceduto il mare, che lì c'erano i gamberi da pesca, che lì c'erano la pesca del pesce spada. Cazzo, non lo sapevo. Ma adesso però magari lo cambiamo. Magari lo cambiamo cosa? Informati prima, pensaci prima delle conseguenze dei tuoi atti prima di votarlo. E purtroppo, votato al Parlamento Europeo, ratificato dal Parlamento italiano, quindi ai voti dei due di cui sopra si sono aggiunti poi i voti dei 5 Stelle, ma quindi di Lega e Fratelli d'Italia, ma in ogni caso passato anche al Parlamento italiano, larghissima maggioranza, la ratifica del trattato del Benin, a novembre 2015, quindi non è che stiamo parlando di chissà quanto. E il secondo dopo che hanno avuto via libera dal Parlamento, ecco partire l'esecuzione di 150.000 risparmiatori in Italia. Io vi posso assicurare che magari voi all'epoca potevate vedere i giornali locali e magari un po' se ne parlava. Sul giornale nazionale per 2 settimane non c'è stata una riga. E dato che io conoscevo perfettamente cosa stava succedendo, quando è successo, la prima cosa che ho detto, ho fatto uscire anche il comunicato stampa, ho detto, hanno fatto una boiata incredibile, poi ho detto ai miei dentro nella direzione economia della Lega Nord, ho detto, signori, occhio perché qua viene fuori il casino, loro non sanno bene che cosa hanno fatto, non sanno bene a cosa vanno. Vedi abbastanza? Risultato, silenzio. Io diventavo matto, mi svegliavo la mattina, prendevo il giornale, prendevo il Corriere, prendevo Repubblica, no? Di questo tipo. C'era, per i primi giorni attentato in Francia, infatti penso che non sia stato casuale la fretta, no? C'era una bellissima notizia che occupava i giornali per un bel po' di tempo, buttiamoci lì così tanto la gente parla dell'attentato in Francia, no? E siamo a posto. Primi giorni solo attentato in Francia. Dopodiché, quando l'attentato in Francia cominciava a diventare un po' notizia un po' vecchia, abbiamo cominciato con il Pilates va sempre più di moda, 50 anni della Barbie, no? E cose di questo tipo, la cucina Fusion, e da nessuna parte c'era una riga per 150.000 risparmiatori azzerati. Io quando andavo, non so, magari qualcuno mi ha visto in qualche trasmissione, normalmente funzionava così. Borghi, allora cosa ne pensa dell'inquinamento? No, mi faccio un cazzo di inquinamento. Ci sono 150.000 persone azzerate, vogliamo parlarne o no? Sì, faremo una trasmissione. Quindi allora ci dica, le è piaciuto il programma ieri sera, no? In televisione. Così sono andato avanti una settimana con questa cosa surreale, no? Di cui si ricorda come particolarmente apoteosi, con una volta forse anche col vostro caro Ricci, credo, no? mi pare, no? Perché Ricci è sempre quello che non sa assolutamente un tubo di nulla. Una volta quando c'era lì, no, una volta distintamente mi ricordo sull'Imu Agricola, no? Perché avevo beccato esattamente il pomeriggio in cui avevano approvato l'Imu Agricola, altro grande vanto del governo, no? Ha tolto l'Imu Agricola, ma l'ho messa loro! No, ma c'è una roba. Comunque, quando avevano messo l'Imu Agricola, io ero ospite alla gabbia, mi sembra, c'era Ricci, gli faccio, Ricci, ma insomma qui l'Imu Agricola. No, noi, ma si figuri queste storie, noi non abbiamo fatto niente di ciò, faccio qui, guardi, c'ho il testo, ma no, quella è la roba vecchia. Ovviamente, poi dopo, c'è il problema dell'Imu Agricola, ma guarda. Invece, sulle banche, mi ricordo, presidente dei deputati del PD, per tale Mauri, allora, puntata di non mi ricordo che cosa, dove mi chiedevano cosa ne pensavo dei bambini sfruttati, bambini tamil sfruttati in Sri Lanka. No, non ero d'accordo, gran servizio sui bambini tamil sfruttati in Sri Lanka, cosa ne pensa dei bambini, guardi,
sono molto solidale con i bambini sfruttamil, ma porca di quella che, ma ci sono 150.000 risparmiatori in Italia azzerati. Quello de, Mauri, quello del, lì del PD, fa: Borghi, non facciamo polemicucce di giornata. Sono tutti video, infatti proprio da allora è soprannominato per, chi, per la mia banda che mi segue qua su Inter, polemicuccia, no? Allora, è una polemicuccia, 150.000, cioè c'è il dramma dei bambini tamil, e poi c'è una polemicuccia su qualche stronzo che ha perso due soldi, no? Ma probabilmente se lo meritava. Ecco, una volta poi dopo, e questo è andato avanti bellissimo per due settimane, quindi un controllo dell'informazione, ma che neanche la buon'anima del Benito poteva vantare, perché cioè proprio, quindi bravissimi, bravissimi. Dopodiché c'è stato il suicidio, e quello gli ha buttato un po' di problemi nel paniere, perché a quel punto hanno valutato che non fosse più possibile tenere tutto coperto, e allora hanno cominciato, già me la vedo, no? L'idea con Sensi, che è quello che gli organizza tutta la comunicazione a Renzi, dice: adesso che facciamo? Qua non c'è problema. Adesso noi prendiamo due spiccioli, no? E diciamo che facciamo il fondo per restituire i soldi ai poveri truffati, e facciamo anche la figura dei figli. Ti preparo una bella telecamera mentre tu restituisci i soldi a uno sfruttato, fregato ingiustamente dalle banche, quindi non dal decreto suo, no, fregato dalla banca cattiva, e io governo intervengo, no, dandoti dei soldi, il bonus Poletti, no? Te ne ho fottuti 100, te ne ridò 10, ma ci faccio la conferenza stampa sui 10 che ti ridò, e tanto la gente che crede che sono bravo la trovo, no? E allora, io quando ho visto sulla prima pagina di Repubblica.it, no, il dramma dei risparmiatori, questo tipo, ha detto: vedrai che stanno organizzando la finta restituzione. E infatti, fresco come l'uovo, già al pomeriggio arrivava la notizia che il governo stava studiando il risarcimento. Ma risarcimento cosa? Brutti ladri, l'avete fatto voi il casino. Cosa risarcisci? Cioè, risarcisci qualcuno che ha avuto un problema da un altro? No, hai deciso tu di fare così, perché c'erano 2000 altri modi di poterla gestire la questione. Poteva, per esempio, lo Stato metterci del capitale, come ha fatto col Monte dei Paschi, tanto per dirne una. Per Monte dei Paschi era l'unica che era andata in difficoltà di banca nel 2008, nel 2009. Mica è saltata, mica hanno fatto bail-in, mica hanno fatto i Tremonti Bond, no? Cioè gli hanno prestato delle obbligazioni subordinate, tutto onerose, no? Che gli ha consentito quindi di tirare avanti. E lì c'era il malaffare, quello vero, ma quello enorme, non quello piccolo, lì c'era il malaffare da miliardi, no? Eppure mica si è pensato di andare a zeriamo i risparmiatori. Cosa ideale sarebbe: interviene lo Stato, ma quando interviene prende e sbatte in galera tutti quelli che hanno costretto lo Stato ad intervenire, perché il fatto che sia meglio far intervenire lo Stato piuttosto che espropriare il risparmiatore mi vede d'accordissimo, ma questo non significa salvare la banca con tutti quelli che ci sono dentro, compresi i responsabili dell'intervento dello Stato. Cioè, se si deve arrivare a una cosa così estrema come l'intervento dello Stato, devo prima essere certo che tutti quelli che hanno avuto la responsabilità in questa cosa siano presi per un orecchio e messi dove meritano. No, no, invece lì tutto a posto, no? Qui manco ci si prova a fare cose alternative, anzi ci si affretta a sbrigarsi ad azzerare tutto. E il futuro? Adesso si cerca di parlarne il meno possibile, ma se il sistema e le regole sono queste, voi tenete presente che per un qualsiasi motivo basta anche semplicemente la prosecuzione della crisi, arriva quella dopo. E la prossima che salta, che cosa succede? Perché adesso hanno venduto la narrazione, il frame, no? Chiamiamola come vogliamo, che erano solo queste quattro qua. Sistemata la questione.
Ma se non sono queste quattro qua, che cosa, cosa succede alla gente? La gente, sapendo che i soldi in banca, e già sta succedendo ora, sapendo che tanti soldi in banca rendono zero, me li mettono pure a rischio, che poi io? Le ritiro. Le ritiro. E se io ritiro i soldi dalla banca e me li metto o sotto il materasso o in Svizzera o me li spendo in, in droga, non so, inventiamoci pure qualcosa, però la banca i soldi non arrivano. E la banca cosa dovrà fare? Dovrà pagare forti interessi per convincere la gente a dargli i soldi. Se la banca paga, fa pagare forti interessi per convincere la gente a dare i soldi, dato che ci deve guadagnare, no, ne chiederà ancora più alti a chi invece vuole un prestito. Invece continua a chiederne bassi, a chiedere bassi interessi per chi vuole fare il mutuo. Perché? Abbiamo avuto la risposta in questi giorni. Si cancella il patto compromissorio. Quindi significa in buona sostanza che più o meno da qui in avanti, se uno è irregolare nei pagamenti del mutuo, la banca può fottergli direttamente la casa e venderla a velocità sette rate, e venderla a velocità fulminea. Ora, io in certi casi, da una parte sono indignato, no, perché vabbè, ma dall'altra parte sono ammirato. Perché? Perché sono bravi, nel senso che è una roba del genere. Ma, perché immagina la simmetria bellissima, no, della questione. Se tu sei debitore perché c'hai il mutuo, quindi è colpa tua che non stai pagando il tuo debito, punisci e espi questa tua colpa orribile con l'asportazione immediata dei tuoi beni e delle tue cose, e quindi tu debitore vai a zero perché non sei stato bravo. Se tu sei creditore invece, e quindi hai dei risparmi, quindi se tu devi soldi alla banca devi essere incenerito e sbattuto sotto un ponte, no, perché sei debitore nei confronti della banca. Ma se tu sei creditore nei confronti della banca, no, perché sei risparmiatore e hai comprato le obbligazioni, allora ti fotto il credito perché faccio velino. Quindi, cioè, tu devi dei soldi alla banca, azzerato. Tu ne devi ricevere dalla banca, azzeriamo il credito, perché sei stato scemo a prestargli alla banca. Cioè, quindi non puoi tu andare a pignorare alla banca dopo il fatto che lei non ti paghi la tua obbligazione, no? Piuttosto che le tue cose, e far valere i tuoi diritti di proprietà. No, i tuoi diritti di proprietà si azzerano, i tuoi debiti ti perseguiteranno, no, per sempre, fino al giorno del mai. Cioè, bravi, nel senso, se la gente è contenta così, no, e dice vabbè, ma sì, ma tanto tutto sommato è un bel mondo nuovo. Allora, è una cosa, e sapete perché, così poi dopo, vedete che si chiude poi dopo il cerchio, sapete perché i mutui invece li fanno sempre volentieri a tassi bassi? Lo spiego io, perché in tutto questo giochino dell'azzerare i crediti con i debiti manca qualcosa: le case a garanzia. Cioè, abbiamo parlato del credito che non va bene perché non è una cosa, abbiamo parlato dei debiti, vale a dire delle obbligazioni che non vengono più ripagate, ma le case a garanzia? Eccolo qua, le case a garanzia vengono messe a garanzia, appunto, di particolari obbligazioni che non rientrano nelle regole del bail-in. Si chiamano covered bond o senior secured, chiamiamolo come vogliamo. Comunque il punto è, ci sono delle obbligazioni che non rientrano nel bail-in perché in realtà gli hanno messo a garanzia dei beni reali, tipicamente le case. E perché voi lo sapete, no, che il credito si può cedere, il debito no, perché sono una delle tante asimmetrie, no?
Cioè, vale a dire, se io presto dei soldi a Paolini, no, tanto per dire, perché glielo ho prestati a lui e quindi come persona affidabile, no, sono convinto che poi me li ridà. Lui non è che può dire io prendo il mio debito che ho nei confronti di Borghi e lo do al barbone fuori, no, e dicendo guarda ce l'ha lui, chiedigli a lui per favore la restituzione, no, cioè io l'ho prestato a te, me lo devi dare tu. Viceversa, il credito è cedibile, cioè se io presto dei soldi a Paolini, io posso tranquillamente prestare a lui, da girare a lui il mio credito dicendo prendili tu da lui, se a lui sta bene, mi può andare bene, tanto lui le deve restituire, che le restituisca a me o che le restituisca a lui non cambia nulla. Quindi le garanzie io le posso, con credito derivante, io lo posso tranquillamente impacchettare e trasferire. Ecco, queste obbligazioni, queste preziose, queste qua belle che non rientrano nel bail-in, queste sicure, sono quelle che compra la banca centrale col quantitative easing. Quindi a voi arriva la fuffa. La BCE, con queste bellissime operazioni che anche lì, no, ci hanno venduto, adesso la banca stamperà un sacco di soldi, e tu sei lì ancora, no? Adesso la banca ha stampato, la banca centrale ha stampato centinaia di miliardi, no? Di questo tipo, quanto ve ne è arrivato? Zero. Perché? Perché li ha utilizzati per comprare titoli di Stato o questo tipo di obbligazioni. Quindi vedete la cosa fantastica? Fallisce l'impresa, paga il risparmiatore, la garanzia alla BCE. Bravi, cioè, ma standing ovation, cioè sono proprio bravi. Ma uno dice, ma perché usare i carri armati, queste robe qua che sporcano, poi sa, ma facciamo così, facciamo prima lo spread, cioè ci inventiamo lo spread, cioè lo spread ovviamente è stato inventato, no? Perché nel momento stesso in cui la banca centrale ha detto metto la garanzia sul debito, lo spread è sparito. Non è che c'era lo spread perché c'avevamo il debito, perché c'avevamo il deficit, perché c'avevamo Berlusconi e c'era Bunga Bunga o qualsiasi altra cazzata che ci hanno detto, no? Perché in questo momento il debito è molto più alto, il deficit è più alto e la disoccupazione è più alta, se i motivi fossero stati quelli, adesso lo spread dovrebbe essere a 2000, non a 500. Semplicemente c'era una banca centrale che non garantiva. E poi dopo noi paghiamo la tassa, i famosi 63 miliardi di cui sopra, ed ecco che ti riaprono l'ossigeno. Cioè la tattica è quella della tortura coreana, no? Cioè ti mettono la testa sotto la vietnamita, cioè ti mettono la testa sotto l'acqua fino a che tu dici aiuto, a quel punto firmi e ti fanno respirare. E purtroppo, no, ma scusate, penso che voi siate in grado di capire che quello che vi sto dicendo sono cose vere, no? Cioè non è propaganda politica. Quando in futuro tutto questo periodo verrà ricordato sul libro di storia, sarà ricordato come una guerra mondiale, cioè come una guerra. Cioè noi abbiamo combattuto e perso la prima guerra finanziaria con lo spread, stiamo perdendo la seconda guerra, quella che sarà ricordata come la seconda guerra finanziaria, che è quella del bail-in, delle banche. A un certo punto ci sarà il panico totale, le banche verranno svendute in tutta la maniera, perché ovviamente varranno zero con la gente che scapperà perché non riuscirà più a fidarsi, no, dei propri beni, verranno comprate per un centesimo da banche estere, e una volta che poi dopo tutto sarà stato venduto per un centesimo, anzi magari con preda di guerra in aggiunta, altri 63 miliardi per favore, no, questo tipo, a quel punto rimetteranno la garanzia sulle banche, diranno no, beh, lì non vale più, ed ecco che tutto ritornerà a valere come prima, peccato che noi saremmo stati azzerati nel frattempo. E uno dice, e cosa c'entra quindi poi tutto questo con la cessione dei tratti di mare? È uguale, è tutto un progetto, cioè nel senso abbiamo dei governanti che evidentemente in questo momento sono direttamente rispondenti a potenze straniere, e quindi eseguono molto banalmente con dei metodi differenti, cioè vuol dire hanno provato prima Monti, no? Solo che poi dopo era troppo aggressivo, la gente cominciava a rivoltarsi, avevano detto proviamo a mettere Letta, però è troppo incapace,
dice non Letta cos'è che ha fatto durante il suo periodo di qua? Uno dice niente, no? Normalmente uno pensa niente. No, non è vero, ha fatto alzare l'IVA. Con una manfrina incredibile, ha fatto finta di fare la crisi di governo perché bisognava qualcosa di questo tipo, cioè bisognava disattivare la clausola di garanzia, no? Sennò saliva l'IVA. E allora, a un certo punto, no, loro hanno fatto finta di fare la crisi di governo con Alfano, no? E così via. E purtroppo abbiamo fatto questa crisi, abbiamo fatto il pasto e non c'è stato tempo di disattivare la clausola di garanzia, l'IVA è salita. Questo è. Però hanno detto, guarda, se c'è troppo scadente, hanno levato di torno, hanno chiamato questo che è perfetto. Dice, guarda, questo qui fa esattamente tutto quello che diciamo noi, gli fa fessi che è una bellezza e non si lamentano, anzi, sono contenti. Purtroppo quello è quello che sta succedendo. In questo momento noi siamo, in Europa c'è nato uno dei più enormi recuperi crediti della storia del mondo, dove c'è la Germania che sta recuperando tutto quello che lei incautamente ha prestato in giro, e noi abbiamo la simpatica funzione di avvallatori di cambiali. Possiamo venirne fuori? Sì, possiamo venirne fuori, però non rimanendo dentro in questo sistema qua dell'Europa. Perché poi dopo uno dice, boh, tu hai questa idea matta che vuoi uscire dall'euro, troverete qui tra parentesi nel libretto tutti i motivi, no, per cui questo deve essere fatto. E sì, uno può anche piacere o non piacere, ma finché noi non abbiamo il controllo della nostra moneta, noi saremo sempre... Cioè, io posso portarvi gli argomenti del fatto che sarebbe positivo per l'economia, e li trovate tutti qua, ma soprattutto però c'è un simpatico problema. È positivo per la democrazia, perché finché noi non abbiamo il controllo della nostra moneta, siamo obbligati a fare quello che gli altri ci chiedono, e potrebbero essere cose non piacevoli o cose non logiche o non rispondenti al nostro interesse, perché in Europa ci sono degli interessi contrapposti. Vale a dire, la Germania, se è creditore e noi, non come paese, ma come sistema, perché adesso non voglio entrare nei dettagli del sistema di compensazione delle banche centrali, che si chiama Target 2, però girano centinaia di miliardi che uno deve e l'altro deve ricevere, no? Chi crede in ogni caso di essere creditore ha degli interessi contrapposti rispetto al debitore. Non è possibile fare una cosa che gli fa contenti tutte e due, no? E stessa roba, se uno è un tuo avversario commerciale, vorrà che tu chiuda. La Germania è creditore del sud dell'Europa e avversario commerciale del sud dell'Europa, tipicamente con noi. E se tu sei creditore e avversario commerciale, il tuo ottimo è che l'avversario chiuda e che tu riesci a pappargli tutti i beni. Non c'è un'altra situazione che ti fa star meglio. Quindi la Germania vuole che noi chiudiamo le nostre imprese, e l'euro ci riesce molto bene in questo caso, e poi deve cercare di prendere quanti più beni possibile. È un suo comportamento legittimo, è un suo comportamento comprensibile. Quello che è incomprensibile è il nostro. Noi invece così ci facciamo sfruttare dagli altri, in modo volontario, quindi con i famosi voti. Quando ti dicono, ma bisogna uscire dall'euro, ti dicono, esci, ma sono i vostri che non vogliono. E certo, all'Europa diamo il 40%, l'unica forza eurista, cioè in Francia vince la Le Pen, in Inghilterra vinceva Farage, da tutte le parti, com'è che si è tenuto sul sistema? L'abbiamo stampellato noi con il nostro 40% del PD. Perché se qua avessero vinto delle forze anti-euro, anti-Europa, non stava in piedi a lungo tempo. Perché se in Francia vince uno che vuole uscire dall'euro, se in Inghilterra vince uno che vuole uscire addirittura dall'Unione Europea, se in Italia anche lì succedeva così, cosa si teneva dentro l'euro? Con la Grecia? No. Invece si tengono dentro su di noi e sugli altri che in questo momento ricevono denaro. Ma quelli sono comprensibili, cioè la Grecia, il Portogallo, si stanno meridionalizzando.
non c'è come iniziare a ricevere soldi dall'altra parte pur rimanendo in condizioni pietose per voler andare avanti così. È la stessa roba di quelli che vengono messi con la Playboy per troppo tempo. Sei in un posto del pippero, sei in ospedale, sei lì, non ti muovi più, ma è la Playboy, è così comoda. No, ma scusate, purtroppo è così. Tu puoi spiegargli, no, che ma forse è meglio se stai in piedi con i tuoi piedi. No, c'è la Playboy, si meridionalizzano. Cioè, il meridione d'Italia non è stato messo in grado di competere, quindi sono d'accordissimo, ma dall'altra parte abbiamo visto che il continuo trasferimento di risorse ha prodotto come risultato nulla come sviluppo e niente. Ma prova a dirgli, adesso alla Sicilia così questo tipo sta in piedi con le tue gambe, ti metti, no, aspetta un secondo, cioè i trasferimenti interni, è comprensibile. Uguale, nessuno, non esiste un cavolo di rappresentante della Grecia, del Portogallo, della Spagna, dell'Irlanda che sia dentro il nostro gruppo, nel nostro gruppo europeo, quello dove siamo in questo momento insieme con la Le Pen. Nessuno. Tutti dicono vogliono cambiare i trattati, che significa voglio avere più soldi, ma nessuno di questi, che pure dovrebbero essere più danneggiati, vuole uscire dall'euro. Ripeto, ma se capisco quello che ci guadagna la Germania e non condivido, ma capisco quello che si meridionalizza perché riceve soldi, quello che è proprio inconcepibile è la nostra posizione. Siamo dei cretini che mettono su come al governo dei venduti che non fanno il nostro interesse. Ma voi, scusate, poi dopo vi lascio per un po' di domande così. Ma sapete che dall'inizio, negli ultimi 15 anni, no? Quindi dall'inizio, perché i fondi europei? Ma i fondi europei, sto paro di palle. Dagli ultimi 15 anni, dati del Ministero delle Finanze, che qui guardatevelo a guardare, no? La differenza tra quello che noi abbiamo pagato all'Unione Europea e quello che ci è ritornato sotto forma di fondi europei è 72 miliardi. Quindi significa che noi quello che ci hanno dato l'abbiamo speso sicuramente male in tanti casi, non manca mai Striscia la Notizia, le Iene, sa cavolo, che dicono guarda lì che brutta cosa. Però se ne avessimo avuto 72 miliardi in più, avevamo 72 miliardi in più magari da spendere male. Però una volta che io spendo male qualcosa sul territorio e ce l'ha uno che non lo merita, la cosa ideale sarebbe darlo a chi merita. Ma se anche io do dei soldi a uno per guardare le stelle, poi questo, quando ha finito di guardarle, va a comprare un panino da un panettiere che si è fatto un mazzo così tutta sera, no? E alla fine i soldi circolano, dove proprio non serve a nulla se io li prendo e li butto all'estero. È lì proprio è l'adrocinio del territorio. E quindi voi immaginate un po', in 15 anni, 72 miliardi di sbilancio tra quello che abbiamo pagato e quello che abbiamo ricevuto, no, come quote normalmente dall'Europa, più i 63 miliardi dei fondi salvastati che hanno salvato tutti tranne noi, risultato 150 miliardi, un po' di meno, sono 135 miliardi volati fuori dalla finestra. Però ci vorrebbero 200 milioni per i risparmiatori di Banca delle Marche. Eh no, 200 milioni. Avessero chiesto 200 miliardi ci pensavo, ma 200 milioni non glieli posso proprio dare, sono pezzenti. E voi capite l'assurdità della posizione, perché io mi danno, no, andare in giro dalla mattina alla sera a spiegare le cose, perché non va il sistema, non sta in piedi, non è così, stanno rovinando l'Europa, stanno rovinando l'idea di Europa. Cioè la gente era contenta prima, cioè quando non c'erano i rapporti di debito e credito e cassa unica, cioè prima di fare il condominio, diciamo così, la gente andava d'accordo, tu fai il condominio, litighiamo noi, figurati se non litigano gli stati, e chi ha più millesimi, e non siamo noi, decide, e noi fregati,
E poi dopo non c'è una legge sopra che dice ma se quello lì che ha tanti millesimi si rifà il terrazzo lo deve pagare lui. No, perché tanto le regole le fanno loro, allora viene fuori. Tu sei in cantina, bene, io mi rifaccio il terrazzo, lo paghi tu. Perché? Perché lo dico io, sono io quello che fa le leggi. Vogliamo starci in un condominio del genere? Ma mandiamoli a quel paese, riprendiamo la nostra sovranità, ci gestiamo noi, sbaglieremo, perché in ogni caso sì, sbaglieremo, ma almeno possiamo andare da qualcuno e guardarlo in faccia e dirgli hai sbagliato, levati dalle palle e ce ne metto un altro. No, in questo caso invece la democrazia non esiste più, decidono gli altri. Tutto a posto, pilota automatico, la Spagna è, non so, 5 mesi, 4 mesi, che cacchio è che non c'è un governo. Cambia niente nessuno, perché tanto il governante non conta più nulla, serve soltanto a decidere a chi prendere un pochettino più di tasse sto giro, e così, ma non c'è nessun tipo di controllo. Ecco, questo non è l'Europa che mi piace, questo non è l'Europa che voglio, e questo non è la premessa necessaria a scardinare questo sistema per poi arrivare al nostro federalismo, alle nostre battaglie, alle nostre cose che invece ci piacciono tanto, al controllo del territorio, alla prossimità, al fatto di poter avere l'autonomia fiscale, il controllo delle proprie risorse per responsabilizzare il territorio, quindi se le cose non vanno bene non è tutto un calderone dove chi urla di più prende più soldi, ma tutti possono sapere che se le cose non sono state fatte in una certa maniera è colpa del tuo eletto e lo puoi cambiare. Ecco, questo è quello che vorremmo noi, ma senza il controllo del denaro, purtroppo la democrazia, che è questa cosa qua, perché alla fine il federalismo è una forma rafforzata di democrazia, no? Cioè una democrazia dove c'è più controllo, insomma, su quello che vengono fatte. Senza, con uno che comanda a lui quando è cosa darti soldi e che volendo ti può mettere in ginocchio in qualsiasi momento, la democrazia non esiste, quindi non esiste il federalismo, ed è per questo che diventa una battaglia prioritaria per noi, per i nostri risparmi, ma anche per i nostri figli. Domande veloci.